ieri avete fatto una grande festa, ma se il Milan dovesse vincere la Coppa Europa cosa fate? Non lo sappiamo neanche noi cosa possiamo fare più di questo. Facciamo un macello. Con la vittoria dello scudetto nella stagione 87-88, il Milan è tornato ad essere una squadra stellare, la più forte del campionato italiano, pronta a farsi valere anche in Europa. Dopo la festa di San Siro, il Milan di Sacchi continua a godersi il proprio momento di gloria. La città è impazzita e tra due ali di folla i nuovi eroi del calcio meneghino vengono accolti a Palazzo Marino per la consegna dell'Ambrogino d'Oro. Presidente! Presidente, i tifosi vogliono la Coppa! Anche noi la vogliamo. È un sogno che si è realizzato. Certamente. Speriamo di averne altri e di realizzarne altri. Ora tuttavia comincia la sfida più difficile. Il Milan ha mostrato di essere una squadra fortissima in Italia, ma l'obiettivo è quello di diventare la formazione più forte d'Europa. Il profeta di Fusignano, come ormai viene definito Sacchi, deve far vedere che le sue idee rivoluzionarie hanno efficacia anche in Coppa Campioni. Il Milan deve continuare a vincere. È così difficile vincere, è così difficile ripetersi che bisogna veramente apprezzare tutto fino in fondo, perché vincere è difficile, ma ripetersi lo è ancora di più. Il percorso in Coppa dei Campioni inizia sfidando i bulgari del Vitosha di Sofia. Dopo il 2-0 dell'andata, il 6 ottobre 1988 a San Siro, i rossoneri travolgono gli avversari con il punteggio di 5-2. È un Milan spettacolare e tra le sue stelle brilla quella di Van Basten, che segna ben 4 reti. Cinque gol li aveva fatti contro una squadra lussemburghese, mi pare. Troppo facile contro questo Vitosha oppure bravura tutta del Milan? No, secondo me abbiamo giocato bene come la squadra. E la prima partita in Sofia era già una decisione, si dice? Cioè, era già decisa la partita? Sì, per questo secondo me questa squadra di Sofia era forse non così duro. Era la prima un po' per tutti ed eravamo un po', diciamo, preoccupati, perché come sempre l'esordio in una competizione importante è sempre preoccupante. E invece anche lì abbiamo subito dato la sensazione di grande squadra e grande personalità. E poi vabbè, dopo gli individualisti facevano la differenza. Il cigno di Utrecht è quindi il nuovo idolo della tifoseria rossonera. Van Basten, l'olandese, al quale a dicembre del 1988 la rivista France Football consegna il primo pallone d'oro della sua carriera. In 5 anni ne collezionerà 3. Che doveva fare 32, quanti gol ha fatto, per dimostrare a noi soprattutto che lo vedevamo tutti i giorni, per capire la grandezza di questo giocatore. Questo è veramente il giocatore più forte insieme a Maradona che abbia mai visto. Nel secondo turno di Coppa Campioni 1988-89 il Milan affronta invece i forti jugoslavi della Stella Rossa. Dopo l'1-1 del match di andata al San Siro, i rossoneri arrivano a Belgrado in uno stadio affollato da 120.000 spettatori, oscurato dalla nebbia. Mi ricordo che quella partita loro aprirono i cancelli, 120.000 persone, e Galliani venne giù preoccupato, giustamente, e disse: non dovete aver paura anche se ci sono 120.000 persone. E Gullit rispose: ma quante persone normalmente vanno a vedere la Stella Rossa? E Galliani disse: 30-40.000. E Gullit dice: beh, le altre sono venute per vedere noi.
I rossoneri faticano ad entrare nel gioco. Nel secondo tempo un gol di Savicevic gela le speranze milaniste. Gioca ora dalla parte opposta del terreno di gioco e non si vede nulla. C'è la Stella Rossa che si avvicina alla porta del Milan. E a giudicare dall'urlo della folla ci deve essere stato il gol della Stella Rossa. Io non ho visto assolutamente nulla, ma la Stella Rossa si è portata in avvio di ripresa, proprio come aveva fatto a San Siro, in vantaggio. Non so dirvi come, vedete Giovanni Galli che fa ampi, ecco che vediamo da dietro la porta, c'è un tocco di Stojkovic e poi questa conclusione ravvicinata e fortissima. Il match non riesce ad andare oltre l'1-0. La nebbia è talmente fitta che quando l'arbitro espelle Virdis per un fallo, dalla panchina nessuno si accorge che la squadra è rimasta in 10. Stavamo perdendo 1-0 ed eravamo in 10, ma nessuno della panchina se ne era accorto che eravamo in 10, perché c'era tanta nebbia che non avevamo visto l'espulsione di Virdis. Quando io entrai nell'ospedale, dissi: tu cosa fai qui? Sono stato espulso. Alla fine l'incontro viene sospeso. Le due squadre si affronteranno il giorno dopo alle ore 13. L'avevo sentito tutti i giocatori cosa pensavano e Van Basten disse: siamo fuori dalla Coppa. E io dissi: no, mi inventai, perché non era vero, non avevo parlato con Berlusconi, mi inventai e dissi: guarda, mi ha detto il dottore Berlusconi che non è disposto a spendere 100 miliardi per uscire al secondo turno. Il giorno dopo giocammo una grandissima partita. Un Milan eccezionale vince ai rigori dopo i tempi supplementari raggiunti grazie ad una rete di un nuovo olandese entrato in squadra, Frank Rijkaard. Con Gullit e Van Basten in attacco e Rijkaard al centrocampo, la magia è ormai completa. Rijkaard è più bravo, Gullit o Van Basten? Credo che sono giocatori diversi, non sono le stesse, però Gullit è eccezionale e anche Van Basten. Per i milanisti e non solo per i milanisti, Gullit, Van Basten e Rijkaard restano i tre che hanno fatto la storia, una delle fasi di storia più bella del Milan. Io direi che per certi versi il trio Gullit, Van Basten e Rijkaard possa essere paragonato a 40 anni di distanza al Grenoli. Dopo il Werder Brema, in semifinale di Coppa Campioni, il Milan trova sulla sua strada il Real Madrid. Per la prima volta si vide una squadra italiana dominare il Real Madrid, spaventarlo. A Madrid, dove era intanto una partita difficile, perché andavamo nella tana di una squadra che mette i brividi solo a nominarla. Però siamo andati là a comandare il gioco anche lì. Il match di andata al Santiago Bernabéu finisce con un pareggio per 1-1, ma è a Milano che si compie l'incredibile. C'era una grande tensione. Il 19 aprile 1989 l'11 di Sacchi travolge i madrileni per 5-0. È l'apoteosi. Ancelotti destro, gol! Grandissimo gol di Ancelotti. Cassotti calibra il suo cross, il colpo di testa di Rijkaard del 2-0. Cross, Gullit, gol! E sono tre. Il lancio è su Gullit, il colpo di testa per Van Basten, il gol! Il gol clamoroso di Van Basten. Ecco Donadoni che ha ricevuto da Cassotti, parte il suo tiro ed è gol! Thank you.
Dopo il 5-0 ripilato al Real Madrid, i tifosi del Milan sono sciamati per le vie della città, incuranti della pioggia, a manifestare la propria incontenibile gioia. Partita che credo forse la più bella, unitamente una delle più belle in assoluto. Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten e Donadoni, questi i marcatori che segnano l'ingresso definitivo del Milan nell'Olimpo dei Grandi. In questo match fa anche il suo esordio un giovane Billy Costa Curt. Fece esordire Costa Curt, che non aveva mai giocato. E giocò Costa Curt come difensore centrale, spostai avanti Rijkaard e Chimisi sull'esterno sinistro. Beh, Misi il più umile, il più disponibile, che era Ancelotti. La vittoria sul Real Madrid segna inoltre la fine di un ciclo. Gli spagnoli rappresentavano infatti, oltre che una grande squadra, anche una barriera psicologica. Con questa vittoria schiacciante i madrileni cedono simbolicamente lo scettro di squadra più forte d'Europa agli uomini di Sacchi. Questa sera forse c'è stato un simbolico scambio del testimone. Il mitico Real di Stefano, che vinse 5 coppe dei campioni consecutive, adesso si apre il mito del Milan. Beh, non andiamo così avanti, sarebbe molto bello che questo avvenisse. Per ora accontentiamoci di aver superato il turno, guardiamo con ottimismo al proseguo della competizione europea, però abbiamo ancora troppi traguardi da superare prima di poterci confrontare con il mito Real. Diciamo che noi siamo stati un pochino la squadra che ha fatto finire un ciclo spagnolo ed è iniziato il ciclo rossonero. Il Milan giunge così in finale di Coppa Campioni. I rossoneri dovranno infatti affrontare lo Steaua a Bucarest. Lo scenario è quello del Camp Nou di Barcellona. Noi vivevamo un momento magico. Io mi ricordo che avevamo battuto 4-0 la Juventus, 5-0 il Real Madrid, 4-1 la Roma, 5-0 l'Ascoli. Eravamo un momento fantastico. Quindi arriviamo alla partita molto carichi, molto consapevoli. Grandissimo fu Berlusconi, perché il martedì prima la sera, se posso dire due parole alla squadra, per Bacco, entrò e disse una partita che verrà vista grosso modo da un miliardo di persone. Io vi chiedo di giocarla bene. La partita è epica. Il 24 maggio 80.000 tifosi partono alla volta della Spagna. È un esodo incredibile. Mai nessuna squadra era riuscita a spostare all'estero tanti tifosi. Beh, credo, almeno personalmente, credo anche per molti giocatori, la cosa più emozionante della mia vita professionale. Perché è difficile andare a giocare all'estero e avere un seguito di 80.000, 85.000 tifosi. Uno stadio completamente i tifosi milanisti, perché l'avversario di allora, la Steaua Bucarest, in quel momento la Romania aveva problemi molto grossi, per cui non acquisirono biglietti. Noi riuscimmo ad avere tutti i biglietti, lo stadio completamente rossonero, a parte qualche spagnolo, persone che erano venute a Barcellona senza avere biglietto pur di sentire l'atmosfera. Ricordo che la notte prima sulle Ramblas i tifosi mi fecero fare sulle loro spalle tutte le Ramblas, un'emozione incredibile. La finale di Coppa Campione tra il Milan e la Steaua di Bucarest a Barcellona resta l'episodio forse più popolare, più pittoresco. C'è un popolo, una città, un popolo che si trasferisce in uno stadio. I rossoneri sanno comunque ripagare bene i propri supporter. Quello che viene offerto a Barcellona è uno spettacolo strepitoso. In campo scendono Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Costa Curta, Baresi, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Gullit e Ancelotti. Con una doppietta a testa dei due olandesi, il Milan archivia lo Steaua con il punteggio di 4-0. È il tripudio rossonero. Da
Ovviamente la superiorità del Milan si manifestò subito. Due gol di Gullit, due gol di Van Basten e ciao, è festa, festa, festa. È stata la prima vittoria a livello internazionale, poi anche per il modo come è arrivata quella vittoria. Insomma, poi insomma il contesto, uno stadio all'estero, Barcellona, pieno di tifosi del Milan. È stata veramente un'esperienza unica. Io sorrido con un po' di rimpianto, pensando a quello che riuscì a fare il Milan in